passavo di qua e non ho potuto fare a meno di ascoltarla. No, è che anche il mio amore si chiama Alcibiade. È una coincidenza bizzarra, visto che Alcibiade è un nome abbastanza inusuale. No, infatti era una coincidenza veramente rara, veramente bizzarra. Però via su, non c'è mica motivo di prendersela per una coincidenza. Chissà, è pieno il mondo di queste coincidenze, su. Perché siamo italiani. Vabbè, sì. Senz'altro. Però vedi, a me dispiace. Sì? Poco fa mi stavo divertendo perché il mio Alcibiade ha messo la soneria con tutte le rimane del cortile. Allora c'è il maialino che fa, poi l'asinello che fa, oh, e a un certo punto arriva un cavallino che fa trotto trotto di l'allero, trotto trotto cucù. Però ora vanno di moda queste suonerie, se le scambia anche il Facebook, internet, le email, ormai ce l'hanno tutti, lui dice che è originale, ma in realtà non è così. Senz'altro. Sicuramente. Però vedi, il mio Alcibiade ha molto il senso dell'umorismo. Lui infatti non è di qui, è nativo di Canicattì. Ma i suoi genitori sono ugofrenici. Ma chissà quanti ugofrenici ci saranno in Sicilia. Sì, trovare un siciliano in Sicilia è quasi impossibile. Infatti non è anche ugofrenici invece di siciliani. Stai, non è proprio l'idea. Potremmo scambiarci numeri, una di queste sere organizzano un'uscita qua. Sì, così ci raccontiamo di quando ci siamo conosciute queste cazzate. No, 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 soprattutto per farli conoscere. Perché due ragazzi che hanno lo stesso nome saranno fisicamente completamente differenti. Questo glielo posso assicurare. Glielo dico io? Questo glielo dico io. Glielo dico io. Mi scusi, ma glielo dico io. Ma glielo dico io. Il mio Alcibiade è molto alto. Veramente alto. Guardi, è 2,15 metri. Però il mio c'ha un difetto di camminata che si chiama ginocchia froci. Guardi, vi faccio vedere come cammina. Mi hanno detto che difendono le persone alte. Infatti, perché praticamente essendo molto alti, il peso va sulle ginocchia. Ma poi ora i ragazzi sono tutti alti, 2,15 metri. Quello che fa di altezza minore è 1,90 come il minimo, quindi non fa comunque 2,15 metri. Il mio Alcibiade è molto particolare. Oltre ad essere molto alto, ha dei capelli molto strani. Allora, sono rasati ai lati, poi salgono su una cresta verde che finisce con le punte biondo platino. Però anche il mio è molto particolare, guardi, perché lui praticamente ha un tatuaggio, questo tatuaggio, una bellezza, perché gli parte dal fondo alla schiena, gli circonda tutto il corpo e poi praticamente tutti, attorno tutti dei puntini, e ogni puntino ha i suoi archi e frecce, e da ogni arco e freccia, da ogni freccia esce un fumetto dove c'è scritto Viva Johnny Dorelli! Che poi il mio animale nemmeno ce l'aveva, se l'è fatto quest'estate, Kuala Lumpur, cantato da due lacone, che si chiama Almiro Bartolazzi. No, adesso basta. Sì, infatti basta Bartolazzi, lui è troppo famoso, ormai tutti quelli che hanno un tatuaggio è suo. Infatti basta Bartolazzi. No, basta, perché lui fa o pisoni o puntini, o tutte e due insieme, quindi. Il mio c'ha una voglia di dormire qui. A forma di cerdati zoppi. Sulla schiena? Vedi, ci siamo di nuovo ricascate, ci siamo di nuovo arrabbiate, incominciate a pensare alle peggio cose, alle corna, via su. Per solo 18 coincidenze, non sono mica tante. Meglio una delle sedette che infatti si suicidano. Vabbè, noi siamo italiani infatti, perché noi siamo passionali, amiamo. Comunque io nel mio animale ho piena fiducia. Ah sì, che scherziamo, anch'io del mio, assolutamente. Un ragazzo irreprensibile. Io per il mio Alcibiade ci metterei la mano sul fuoco. Sul fuoco. Una cosa calda. Vieni. Che mi lascio. Sai, ora che abbiamo curato che i nostri Alcibiade sono due ragazzi totalmente distinti. E su questo non ci sono dubbi, mi pare. Una domanda così, troppo ormai che sono giusto per lui. Hai visto Alcibiade sfocato?
davvero. Oh, mamma, davvero.